al Ministro dell'Istruzione, la Ministra Lucia Azzolina, che vedo collegata. Buonasera, signora Ministro. Buonasera, grazie per l'invito. No, grazie a lei. E sa, qui c'è tutta l'Italia che aspetta le sue parole. E a me gli insegnanti hanno detto: chieda chiarezza al Ministro, perché la confusione è totale e gli insegnanti, alcuni per vari motivi, insomma, sono preoccupati delle interrogazioni, dei voti. Insomma, spieghiamo una cosa, cerchiamo di essere chiari se ci riusciamo. Allora, l'anno scolastico finisce qui, nel senso che non si torna più a scuola e si continuano le lezioni a distanza, o secondo lei c'è una possibilità di rientrare? Grazie per questa domanda che ci permette di fare sicuramente chiarezza. Non è il Ministro dell'Istruzione che, ahimè, può stabilire quando un virus abbia termine o meno. Io ho il compito di tutelare i miei studenti e di garantire alle famiglie che fino a quando non ci sarà la sicurezza per tutto il nostro personale scolastico e per gli studenti di poter rimettere piede in classe, non torneranno in classe. Ma ho il dovere, insieme a tutti i miei colleghi, come Ministro, di pensare a degli scenari e di realizzarli per far sì che gli studenti continuino a lavorare insieme al personale scolastico. E le rubo solo 10 secondi. Io penso che il Paese in questo momento possa essere assolutamente orgoglioso e fiero di tutto quello che il personale scolastico sta facendo. E un ringraziamento va anche alle famiglie che stanno collaborando con la scuola e agli studenti. Il mio compito quindi è pensare diversi scenari in relazione a quello che accadrà, però, guardi, quando gli studenti, guardi, potranno, Ministro, tornare Ministro, in però, classe. Uno scienziato diciamo importante lo abbiamo con noi. Il professor Burioni dice che il principio di precauzione in questi casi, insomma, è evidentemente un principio interessante da seguire. Ora, ammesso che lei aveva posto sui giornali, era uscita questa data del 18 maggio, insomma, avrebbe senso a 2 settimane dalla fine della scuola rischiare di riempire le aule di studenti? No, se è un rischio sicuramente no, ma infatti è proprio per questa motivazione che io ascolterò insieme a tutto il governo, come abbiamo fatto finora, quello che le autorità sanitarie ci diranno, perché io, Ministro dell'Istruzione, ho competenza per garantire il diritto all'istruzione dei miei studenti e il diritto di insegnamento e la libertà di insegnamento dei miei docenti. Ma è chiaro che non ho competenze mediche, sarei felicissima di riportare i miei studenti in classe, ma soltanto quando le condizioni lo permetteranno, perché se no non metteremo mai e poi mai. Aspetti che c'è il professor Burioni che le vuole fare una domanda. Però io sono un medico, io sono uno scienziato, non si può chiedere alla scienza di prendere decisioni politiche. Il confine è chiaro, certo. La scienza dice il chiaramente, poi però le scelte sono politiche. Cioè, la scienza dice prudenza, poi c'è la politica che deve scegliere un orientamento, insomma, mi pare di capire. Cioè, la scienza dice e la politica sarà ancora più prudente. Okay, quindi non si la torna politica sarà va ancora bene. Più prudente, bene, si assumerà capito. Tutte le responsabilità come ce le stiamo chiaramente assumendo. Allora, diciamo che... Però è chiaro che io ho bisogno di dati scientifici, certo, insieme a tutto il governo, no, questo perché è chiaro. Mai e poi mai metteremmo a rischio la vita dei nostri studenti. Questa però, insomma, ci sta dicendo che probabilmente non si torna in classe per la fine dell'anno. E tutti gli studenti chiedono, fa ridere che poi lo chiedono a me, ma spero lo chiedano anche a lei, signora Ministro. La maturità alla fine ci sarà, e quale tipo di maturità è prevista nell'ipotesi di non rientrare in aula, l'ipotesi più probabile, cioè di non rientrare a scuola? Allora, abbiamo previsto diversi scenari che garantiscano un esame serio, come abbiamo sempre detto dal primo momento, malgrado le ricostruzioni fantasiose che in questi giorni ho avuto modo di leggere. Gli scenari al momento sono due per gli esami di Stato. Una ipotesi nel caso in cui si ritornasse in classe entro il 18 di maggio è quella di prevedere l'esame con la commissione tutta interna e presidente esterno, come abbiamo già comunicato nell'informativa al Senato che abbiamo fatto qualche giorno fa. La prova nazionale di italiano sarà gestita dal Ministero dell'Istruzione, come sempre si è fatto. La seconda prova, che è molto attinente agli apprendimenti sulla base delle diverse scuole che i nostri studenti frequentano, sarà preparata dalla commissione interna. Questo perché? Perché noi dobbiamo assolutamente garantire delle prove
che siano aderenti okay. al e se invece non di apprendimento scusi, che gli studenti hanno fatto quest'anno. Vado concretamente, se invece non si torna a scuola, che succede? Se invece non si tornasse a scuola, gli esami saranno con un'unica prova orale. Ci tengo a sottolineare una cosa agli studenti, faccio proprio un appello agli studenti rispetto alle ricostruzioni errate di questi giorni. Stiamo chiedendo responsabilità a tutto il Paese. E il personale sanitario, il personale docente e tanti altri ne sono un esempio. Gli studenti che faranno l'esame di Stato sono cittadini che votano, sono cittadini adulti. Io chiedo la stessa responsabilità a loro. È importantissimo che studino, che facciano bene, perché sono il futuro del nostro Paese. E io credo molto negli studenti, credo che in questo momento la loro serietà, la loro responsabilità chiaro, ma debba essere assolutamente per essere sempre pratico, scusi, stasera sono noiosissimo, ma se no non posso tornare a casa, devo avere informazioni. Allora, se qualche studente ha delle insufficienze o dei debiti, come si dice, alla fine del primo quadrimestre, è ammesso comunque all'esame di maturità? Gli studenti sono ammessi, okay. ma essere ammesso non vuol dire essere promosso. Essere promosso invece laddove spiego perché saranno è chiaro. Ammessi. Sì. Mi faccia solo terminare un attimo, no, è importante dire perché saranno ammessi perché tutti non gli potuto studenti, rimediare perché noi con la didattica a distanza, che è stata ha dei risultati molto importanti, perché abbiamo fatto un monitoraggio come Ministero dell'Istruzione, ma attenzione, io non ho la matematica certezza di essere arrivati al 100% degli studenti. Ah no, glielo dico io, non è arrivata al 100%. Se ci fosse anche un solo studente no, ma guardi, a cui non è stato garantito quel diritto all'istruzione certo. costituzionalmente garantito, io devo dargli una signora possibilità. Signora Ministro, guardi, glielo dico io, non e è arrivata... E siccome c'è un percorso... Non è arrivata al 100%, questo secondo me è l'altro tema. Ministro, cioè che in questa vicenda si vede come in realtà davvero sia necessaria e ineludibile ormai l'impegno nel dotare le scuole di piattaforme digitali efficienti. Io guardi, so anche per esperienza personale, a volte si fanno 2 ore di lezione al giorno nonostante l'impegno degli insegnanti, ma insomma alla fine le piattaforme sono difficili da far funzionare, sono occupate da altre aziende, insomma non è semplice per niente. Allora, i dati che ci sono stati restituiti dai dirigenti scolastici, che ringrazio, e dalle scuole sono confortanti. Certamente ci sono dei problemi, ma è proprio perché ci sono dei problemi, perché la didattica a distanza funziona benissimo in quelle scuole che avevano già intrapreso un percorso di formazione obbligatoria dei docenti di digitalizzazione. Il resto ha fatto dei passi avanti enormi, il personale scolastico, mosso da un orgoglio enorme, si è messo a lavorare più che poteva e va ringraziato per questo. I problemi chiaramente ci sono, proprio perché ci sono e non abbiamo certezza di essere arrivati a tutti quanti, gli studenti vanno tutelati, non nel senso di una promozione come è stata raccontata in questi giorni di massa, ma nel senso che io ti ammetto, ti do una possibilità, sta a te dimostrare di aver lavorato bene. E poi tengo a dire un'altra cosa, l'esame di Stato è la fine di un percorso lungo, certo. che dura 5 anni che certo, gli studenti certo. hanno fatto, non è che da febbraio a certo, giugno cambia quella che è l'idea. Senta, che gli insegnanti hanno. Due domande Ministro, benissimo. Due domande velocissime, terza media, esami in questo caso se non si torna a scuola, salta l'esame o si fa lo stesso in qualche modo? Sono anche in questo caso 2 scenari diversi, sempre che si torni no, se non si, se non si torna a scuola, se non si torna. Se non si torna, gli studenti presenteranno un elaborato sì. fatto insieme ai loro insegnanti durante il periodo di didattica a distanza e saranno scrutinati con lo scrutinio finale. Questo sarà, come dire, la catapulta verso poi l'anno scolastico successivo, la scuola secondaria di secondo grado. E senta, un'ultima domanda. L'esame si fa, ci sono modalità diverse. Dottor Fazio, paesi che hanno eliminato gli esami ed altri invece con i quali noi stiamo dialogando, pensiamo alla Francia, pensiamo ad altri paesi in cui stiamo andando. Guardi, io spero che presto ci possa essere l'occasione per incontrarla qui in studio senza anche il ritardo dell'audio e riuscire a fare un discorso sulla scuola che ovviamente è centrale. Le faccio un'ultima domanda, nessuno di noi, nemmeno il professor Burioni, sa cosa succederà in autunno con questo virus. È previsto un piano
per riprendere le scuole in modalità diverse, qualora per esempio si potesse andare a scuola ma con un distanziamento sociale anche all'interno delle scuole. C'è un'organizzazione proprio dell'apparato scolastico che tenga conto di una riproposizione del virus in autunno? Questo è uno dei tanti scenari a cui noi stiamo pensando. Mi permette di ricordare delle fratture, dei problemi atavici che la scuola ha, di classi pollaio, dove è difficile mantenere quel metro di distanza tra uno studente e l'altro, su cui il Paese ha riflettuto, nel senso che ne abbiamo parlato anche negli scorsi mesi, e dovrà riflettere ancora di più. Io, insieme a tutto lo staff, insieme ai sottosegretari del Ministero dell'Istruzione, lavoreremo a tutti gli scenari possibili. Domani in Consiglio dei Ministri discuteremo insieme di un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti, e la maggioranza di governo si prepara e prepara la fine di questo anno scolastico, che, per cui gli studenti non perderanno l'anno scolastico grazie alla didattica a distanza, e si inizierà a pensare all'inizio. Senta, nel salutarla, c'è una data certa per sapere se si torna a scuola o no? Quando lo deciderete? Ci sarà un limite che vi siete dati? No, questo dipenderà esattamente da come andrà il virus, ma una cosa gliela posso garantire: quando si ritornerà a scuola è perché avremo la certezza che i nostri studenti, figli di tutti gli italiani, siano al sicuro. Grazie infinite, arrivederci, buon lavoro signora Ministro, arrivederci. Grazie a lei.